Salve a tutti signori, eccoci qui alla review del Panasonic 12 mm f1.4. Io credo che il prezzo di questo obiettivo, che si aggira attorno ai 1200 euro circa, sicuramente sopra i 1000 euro, parli per lui. In realtà non è automatico che ogni cosa che costa sia buona, ma vi assicuro che in questo caso è proprio così. L'obiettivo con cui sto filmando è proprio lui, perché al momento non me ne trovo altri e lo sto utilizzando su una Panasonic GX8, quindi una delle migliori mirrorless che Panasonic produce. Io ne ho provate veramente tante. Questo obiettivo rende anche sulla peggiore di esse, perché è veramente fenomenale. Sicuramente, e non ho problemi a dirlo, è il miglior grandangolo che produce Panasonic. Io dopo tutto di obiettivi micro 4 terzi ho provato prevalentemente quelli di questa marca, quindi mi baso su quello che so e vi dico che assolutamente un grandangolo così è invidiabile. Ovviamente costa una certa cifra, come già detto, però ve li rende tutti indietro in qualità. Infatti raggiunge l'apertura di f1.4, che su micro 4 terzi sappiamo già essere f2.8 e 24 mm, parlando sempre del rapporto con il full frame. Il grandangolo rimane comunque ampissimo. Adesso la fotocamera è a una distanza di un metro, però sto utilizzando il 4K per filmare, quindi c'è un crop veramente importante. E comunque riesco a rimanere in inquadratura tenendola così vicino. Con un raddoppio tipo 25 mm che diventano 50 è chiaramente impossibile, nonostante su un full frame, come vedete, 24 mm sono un grandangolo abbastanza ampio. Quindi non c'è problema da quel punto di vista e non c'è neanche problema per quanto riguarda tutti gli altri punti di vista, siccome questo obiettivo eccelle praticamente in ogni ambito. È un po' più grande dei soliti obiettivi micro 4 terzi, infatti per i filtri bisogna utilizzare quelli da diametro 62 mm, che è abbastanza importante. Vi faccio un esempio: gli altri usavo un 48, 52, 46,5, insomma molto più piccoli di questo. Ed è anche abbastanza pesante, nel senso che sbilancia parecchio la fotocamera, che adesso è sul treppiede quindi non ha problemi, ma tenuta in mano servono due mani per riuscirci. Ovviamente qualità eccelsa anche nei materiali, stiamo parlando comunque di un panna Leica, quindi una qualità costruttiva degna di questo nome. Infatti il corpo è in alluminio o comunque in metallo, abbiamo ovviamente delle lenti pregiate all'interno e una ghiera, anzi due ghiere, una per l'apertura, molto bella da scorrere perché non è né troppo dura né troppo molla, e soprattutto ha degli scattini che restituiscono un feedback molto bello, e da lì potete regolare ovviamente l'apertura da f1.4 fino a f16, oppure lasciarla in automatico che ci pensi la camera. La seconda ghiera è quella dell'autofocus, posta un po' più indietro, è più grande e facilissimo da scorrere. Abbiamo anche un switch sul lato, un piccolo interruttorino per scegliere autofocus e manual focus, e questo switch ha sempre la priorità su quello che usate sulla fotocamera. Per quanto riguarda la qualità, preferisco far parlare le foto. Sapete solo che raggiunge la sua massima nitidezza attorno a f2, e soprattutto se lo utilizzate a f1.4 ci sarà sempre un po' di vignettatura, abbastanza impercettibile a dire il vero, però se andiamo a comparare due foto f2 f4 si nota abbastanza. In ogni caso l'apertura f1.4 va molto molto bene per fare foto notturne, poi potete utilizzare i giusti tempi di esposizione e quello che volete, però per uno scatto con poca luce, ancora più che notturno, questo f1.4 è fenomenale. Ovviamente anche i video ne guadagnano, e parecchio. Per esempio a f1.4 il bokeh, cioè lo sfocato che avete dietro di voi, o comunque in genere la parte sfocata dell'immagine, è molto molto bella, fa un grande effetto. Poi, considerando una focale di 12 mm, non è neanche così facile portare a casa un gran bouquet, perché insomma è molto grandangolare e si tende a mettere a fuoco tutto, però lui ci riesce comunque a dare un ottimo effetto bouquet, e infatti f1.4 è anche per questo. Ma sempre parlando di video, in questo caso anche foto, però in particolare di video, quelli notturni vengono molto molto bene. Infatti il rumore, a parte vabbè che si può ridurre in post produzione, ma il rumore è minore abbastanza, diciamo, rispetto ad un f1.7 sempre considerato su micro 4 terzi. Che dire infine, penso che le foto e i video abbiano parlato per me, come dicevo prima. Secondo me è un obiettivo fenomenale, e chi ha il budget per permetterselo
dovrebbe puntare su questo, soprattutto per una micro 4 terzi. È molto grandangolare, 12 mm basta, ha un'apertura f1.4, per le foto e i video anche in condizioni di scarsa luce riesce comunque a cavarsela molto bene. E poi c'è da dire che in genere quando uno vede qualcosa scattato con questo obiettivo e poi con un obiettivo da 150 euro, vi assicuro che la differenza, nonostante la foto sia identica, si noterà subito, perché mi piace veramente tanto, l'ho utilizzato tutto il tempo che l'ho avuto e forse per me non lo vorrei neanche restituire, purtroppo devo, però lo consiglio a tutti quelli che possono arrivare ad un budget simile. Per questo video io ho finito e ci vediamo alla prossima.